Salve a tutti, bentornati a una nuova puntata del Tè Artistico. Io sono Angela e questa è la mia amica Sara. Buongiorno a tutti. Oggi, come vi avevamo accennato nello scorso video, parleremo di Caravaggio sotto l'aspetto psicologico. Esatto. Il Perché meglio per questo? ultimo. Va bene, dipende dai punti di vista. Poi. Ovviamente non è che abbiamo la verità assoluta perché non abbiamo i documenti in cui si certifica che Caravaggio soffrisse di un particolare disturbo. Andiamo un po' a vedere una possibilità, ecco. Una possibilità, cioè quella che abbia un disturbo, e io la metto anche sull'altro piano, che secondo me si sono accaniti tutti contro di lui. Però ognuno ha il suo punto di vista. Va bene, adesso andiamo un attimo al succo. Abbiamo quindi un pittore che ama i contrasti tra chiaro e scuro, e durante il corso quindi della sua evoluzione artistica, stilistica, predilige quindi gli sfondi neri dal quale le sue figure, i suoi personaggi emergono. Quindi oscurità contrapposta a luce. La luce illumina, quindi niente è nascosto alla vista. L'oscurità invece nasconde i desideri quindi più reconditi della persona, nasconde i suoi incubi, le sue paure, le sue paranoie, anche i suoi Pulsioni. impulsi primari, come la sessualità. Tutto viene celato all'interno dell'oscurità stessa. E di Caravaggio Infatti. questo è maestro. Infatti, se noi andiamo a vedere le teorie di Carl Gustav Jung e Christopher Bollas, sembrerebbe che Caravaggio abbia usato, anche inconsciamente e molto plausibile, queste ombre per indicare, insomma, la permanenza di momenti bui nella sua vita rispetto a momenti, di luce. C'è anche da capirlo, perché i traumi ne ha subiti nell'infanzia. Padre morto, nonno morto, la madre praticamente l'ha venduto a una bottega artistica. E come noi sappiamo, Sara, nel Cinquecento non c'erano diritti dei bambini. No, assolutamente. Era venuto fuori, se non ricordo male, qualcosa nel Settecento, ma non è detto perché ancora fino all'Ottocento mi ricordo che si era salvata una bambina da maltrattamenti perché ci si era appoggiati a una legge che tutelava gli animali da soma. Quindi immaginiamo come poteva essere la situazione nel Cinquecento. Non c'erano remore, era tutto lasciato un po' alla moralità, della gente, fine. Quindi possiamo anche immaginare come sia cresciuto, povero. E da qui possiamo immaginare un'ipotesi su Caravaggio, che non è poi così, campata per aria, se andiamo a vedere. Cioè, Caravaggio può essere stato un borderline, cioè una persona con disturbo della personalità borderline. Grazie a Francesca Ceresani abbiamo un po' questa, insomma, ha guardato un po' questa teoria. Allora, che cos'è un disturbo della personalità borderline? A cosa porta? Allora, il disturbo della personalità borderline è un po' la linea di confine fra quello che si può considerare, tra virgolette, normale e il patologico. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa persona con disturbo della personalità borderline è una persona e Fragile, oscilla, fragile, molto fragile, brava, e oscilla, ha un senso di beatitudine. sì, onnipotenza e assoluta impotenza. Quindi già oscilla lì. Poi ha anche dei problemi con le relazioni, infatti non ha senso di continuità. Cosa vuol dire? Che magari a un certo punto idealizza una relazione che ha con una persona per poi distaccarsene completamente senza né empatia, senza neanche voler rimediare a questa cosa. Ma questo perché? Perché non vuole
il senso dell'abbandono. Essere prevenire è meglio che curare. Insomma, prima che quello si abbandoni, io lo abbandono. Fine. Sì, ma aspetta, non è che tutti quelli che si lasciano hanno problemi di disturbi di Ma no, borderline, ma no, io parlo proprio che magari non ci sono dei motivi, che plausibili. potrebbero portare normalmente, tra virgolette, a lasciarsi, però questo perché ha pure ad essere abbandonato, chiude e fine, bon, finita lì, insomma. Quindi è questo, il problema, ecco. Poi Quindi senza un'altra. una giusta causa, senza un Esatto, motivo, senza che senza. quell'altra persona abbia fatto qualcosa che abbia provocato ciò. Esatto, fra l'altro chi soffre di disturbo di personalità borderline ha un senso angoscioso di vuoto e tende un po' alla paranoia, nel senso che è convinto che gli altri ce l'abbiano tutti con lui, che gli altri siano dei nemici che vogliono fargli del male. Questa è una cosa Però tremenda. aspetta, perché Caravaggio, poverino, mettiamo le cose in chiaro. Effettivamente la sua paranoia aveva fondamenta. Non Sì. è che gli ultimi periodi della sua vita siano stati rosei, eh. No, specialmente dopo il problema con Ranuccio, problemino proprio piccino picciò, ecco, sì, sicuramente lì ha sviluppato sicuramente un senso di tormento e anche di paranoia perché si sentiva braccato, quindi aveva paura che chiunque letteralmente potesse tagliargli la testa e riscuotere, come dicevamo l'altra volta, pure la taglia, quindi a lei. Esatto, perché il Vaticano gli aveva messo quindi una condanna a morte letteralmente sulla testa. Quindi Esatto. era, dai, mi viene un po' da compatirlo, povero, Sì, cioè, viene da compatirlo poverino. come. Sì. E probabilmente va un altro aspetto che è comune a chi soffre di disturbo borderline, che è la fortissima impulsività e anche l'irascibilità. Sono persone che si arrabbiano molto facilmente e lo dimostra proprio il fatto di Ranuccio, come anche, come dicevo, che il fatto che avesse subito uno sfregio a Napoli e sicuramente sarà stato in qualche modo Caravaggio protagonista di risse e di liti. Sì. Quindi, certo, non è detto che lui, intendiamoci, non è che per forza stiamo dicendo che lui sia stato un borderline. Non è detto, però è una possibilità e ci aiuta anche a capire meglio le sue opere. Io faccio sempre l'avvocato del diavolo, quindi porto acqua dalla parte di Caravaggio. E Dici dico, di no, continuo a insomma. dire. Che poverino è stato incolpato solo ed esclusivamente lui. E non era lui, cioè non c'era solo lui, era Nuccio, c'erano altre persone. Però che ne sai che lui non abbia sferrato il colpo mortale? Perché anche gli altri sono stati condannati, ma poi sono stati liberati. Lui no. Però gli altri appartenevano a famiglie nobiliari, lui no. Effettivamente il Caravaggio, nei suoi 39 anni di vita, perché campò soltanto 39 anni, ha avuto una vita molto, molto particolare, ecco, molto. Come Travagliata. direbbe Pasolini, vita violenta, insomma, per così dire. Pasolini piacerebbe piaciuto Caravaggio, secondo me si sarebbero trovati bene. Sì, perché come Pasolini, anche Caravaggio amava proprio gli strati più bassi della società, lui ritraeva quelli. E anche quando aveva Esatto. queste commissioni importanti da parte di nobili. Lui comunque non aveva paura di rappresentare come erano questi vicoli, come erano queste persone, anche con i piedi sporchi, anche con la cuffia sporca, come abbiamo visto la volta scorsa. E quindi, e qui arriviamo anche a un altro aspetto dell'arte di Caravaggio. Caravaggio è quello che da un lato ti rappresenta il Bacco tutto preciso, pulito e quant'altro, e dall'altro ti rappresenta il Bacchino malato. Pubblicità progresso. Esatto, Caravaggio per il sociale, che pare che il Bacchino malato sia sì un autoritratto di Caravaggio, c'è cioè questa possibilità,
però con la febbre gialla. Ma se uno lo guarda com'è nel bacchino malato, vede questa pelle giallissima, le labbra secche, cioè se Sì. non va a vedere un po' i sintomi quasi da cirrosi epatica. E qui ci viene in mente anche un'altra cosa, che chi soffre di disturbo borderline spesso è vicino a una persona che tende, non dico tutti, ci mancherebbe, speriamo di no, ma è una persona che potrebbe tendere facilmente al discorso delle dipendenze, delle tossicodipendenze. Quindi se uno veramente si potrebbe accostare il bacco e il bacchino malato e veramente sembrano quelle pubblicità di oggi, prima e dopo una Dopo. Quindi scefazione, cioè durante la dipendenza tu sei così. Quindi prima e dopo. esatto. Quindi poverino ha avuto i suoi problemi, spesso non stava bene. Adesso ripeto, non sappiamo se fosse veramente stato alcolizzato, però diciamo che anche questa dipendenza all'epoca era piuttosto facile, specialmente se pensiamo a tutte le scene di genere che lui propone, che hanno a che fare veramente con persone che bevono, insomma, in osterie o cose così. Io direi che da prendere quello che diciamo un po' con le pinze, perché comunque Assolutamente sia sì. non siamo del settore, questa è una ricerca fatta quindi dalla nostra collega e oggigiorno potrebbe essere attribuita praticamente a tutta l'umanità. Speriamo di no, perché... E dopo questa botta d'allegria, parliamo anche di un'altra cosa di Caravaggio, riguardo ai chiariscuri. Torniamo un attimo lì. Ecco, come abbiamo detto, lui prende spunto dall'arte lombarda e dall'arte neerlandese, quindi quella degli artisti fiamminghi ed olandesi. Poi estremizza questi chiaroscuri. E la cosa potrebbe sembrare che finisca lì, no? C'è una fonte, c'è lui che prende da questa fonte e a lei. E non finisce lì però, perché la cosa interessante è che poi ci saranno anche degli artisti neerlandesi, quindi di aria fiamminga olandese, che prenderanno spunto da lui. Quindi lui ha fatto, sebbene magari con questo suo ipotetico disturbo, sebbene con i suoi problemi, ha fatto una rivoluzione pazzesca, perché ovviamente si è mosso fra tradizione e innovazione. Ha preso qualcosa che già c'era, l'ha reso più L'ha fatto interessante, suo. l'ha fatto suo, brava, ma poi ci saranno anche altri artisti che prenderanno da lui. Quindi veramente un artista che merita di essere conosciuto e soprattutto che è stato riconosciuto soltanto da poco, perché nel Novecento a Caravaggio non se lo filava quasi nessuno. Detto ciò, grazie dell'attenzione. E arrivederci a tutti al prossimo video. Bacione a tutti, ciao.